amici, in questo video voglio porvi delle domande. Sono le stesse domande che mi sono posto io quando sono venuto a scoprire determinate cose che sinceramente non conoscevo. Ciò che voglio farvi notare è una cosa alquanto strana che ho scoperto sulla nostra tessera sanitaria nazionale, quella che oggi in Italia fa sia da tessera sanitaria che da codice fiscale. Se ce l'hai sotto mano ti chiedo di prenderla, così almeno ti rendi conto di che cosa stiamo parlando. Comunque la stai vedendo sullo schermo. Questa è la parte, il retro, della normale tessera sanitaria. Noterai che c'è una banda magnetica e probabilmente sai che nelle bande magnetiche vengono registrati dei dati, ma non sappiamo quali dati sono registrati. Abbiamo un codice a barre, anche qui senza numeri, e non sappiamo che cosa è. E poi ci sono i nostri vari dati con il numero di identificazione, eccetera, eccetera. Bene, andiamo a cercare di capire che cosa c'è dietro questa tessera sanitaria. Per farlo basta andare sul sito ufficiale sanitafinanze.it e troviamo in questo file che vi allego all'interno del video di YouTube, quindi sotto nella descrizione troverete tutti i link di quello che dico in questo video, e su questo file troviamo le caratteristiche fisiche e modalità di gestione delle tessere sanitarie Carta Nazionale dei Servizi TSCNS. Ok, documento tecnico, qui c'è la descrizione di tutto ciò, di come è fatta la nostra tessera sanitaria nazionale. Se vuoi puoi leggertela: nome, cognome, sesso, comune di nascita, eccetera eccetera. E poi c'è la parte di dietro, eccola qui. E qui troviamo subito 1.4 barcode. Il barcode è quindi questo, ok? Quindi il codice a barre. Notiamo che il codice a barre è riportato sul retro della tessera secondo lo standard di codifica 39 che risponde alle norme 1000 STD 1189. Sai che cosa vuol dire questa sigla? Military Standard 1189. E qui sorge la prima domanda. Andiamoci a vedere che cos'è questo 1000 STD 1189. In quest'altro file, che ti allego anche questo nel video, troviamo i Military Standard, Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti d'America. Ma Military Standard 1189, e ci dice che lo standard militare 1189 è approvato per l'uso di tutti i dipartimenti e delle agenzie del Dipartimento della Difesa americana. Quindi noi stiamo usando un codice a barre con uno standard approvato per l'uso nei dipartimenti delle agenzie del Dipartimento della Difesa, cioè dei militari americani. E già qui sorge la prima domanda: che diavolo ci fa un codice militare americano sul nostro codice fiscale, sulla nostra tessera sanitaria? Se qualcuno sa la risposta a questa domanda, è pregato di scriverla all'interno dei commenti di YouTube. Ma andiamo avanti, scendiamo giù ancora nel file di descrizione del nostro codice fiscale della tessera sanitaria, e ci viene detto nel punto 1.7 banda magnetica presente sul retro della tessera sanitaria. Ci dice come è fatta la banda magnetica e che prevede le prime due tracce per codifica IATA-ABA. IATA-ABA. IATA, sai cos'è? L'International Air Transport Association. Lo puoi trovare su Wikipedia. IATA, associazione fondata nel 1945, che promuove trasporti aerei sicuri, regolari ed economici a beneficio dell'umanità, favorire il commercio aereo e studiare i problemi connessi. IATA. Cosa ci fa un codice IATA all'interno del nostro codice fiscale? Quindi abbiamo una codifica militare standard americana, un codice IATA dell'aviazione, e in più andiamo a vedere l'altro codice qual era? È il codice ABA. Viene registrato il codice ABA. Sai cos'è il codice ABA? Il codice ABA, anche qui c'è un altro file che ti allego, il codice ABA è praticamente un indirizzo bancario, un po' come l'IBAN nostro, ma ancora in più è fatto dall'American Banker Association, quindi il codice ABA è un indirizzo bancario secondo lo standard delle banche americane, dell'American Banker Association. Quindi alla fine di questo io mi sono posto tre domande, e sono le tre domande che pongo a te. Per quale diavolo di motivo sul nostro codice fiscale e tessera sanitaria abbiamo un codice a barre con standard militare americano
che viene utilizzato nei dipartimenti della difesa degli Stati Uniti e perché sono inseriti due dati, di cui uno con codice IATA che fa parte dell'aviazione e il secondo con codice ABA, ovvero l'indirizzo bancario secondo lo standard dell'American Bankers Association. E a queste tre domande, per chiudere questo video, te ne faccio una quarta, che è: ma noi viviamo in Italia, Repubblica indipendente, o viviamo in Italia, colonia americana? Boh.